Sostenere le microimprese colpite dalla crisi generata dalla pandemia per rilanciare un asset economico fondamentale per le Marche. È questo il cuore di Restart, il piano di interventi lanciato dalla Fondazione Angelini con il supporto dell'Università Politecnica delle Marche e in collaborazione con le associazioni di categoria e il sistema dei Confidi. Il progetto è stato illustrato alla Facoltà di Economia ad Ancona, dove è stata siglata la lettera di intenti che dà avvio all'iniziativa. Questo esempio di anche sostegno all'economia reale e alla piccola e media impresa marchigiana da parte di questa grande azienda che ha origini nelle Marche ci fa davvero piacere e che sia anche un esempio per tante industrie di come si sostiene realmente il territorio anche facendo gesti come questi. Come saranno destinate le risorse in particolare? Saranno destinate da un lato a imprese che hanno contratto dei debiti con le associazioni di categoria per i servizi che le associazioni gli hanno fornito e dall'altro alle imprese che con i Confidi hanno pure avuto bisogno di aiuto e di sostegno e che quindi sono in debito e hanno bisogno di restituire per andare avanti. La Fondazione Angelini ha messo a disposizione delle imprese 2 milioni di euro che andranno a sostenere quei settori che più di tutti hanno patito le chiusure: turismo, commercio, servizi alla persona e filiera della moda. Imprese che saranno selezionate con approccio scientifico grazie all'opera dell'Università Politecnica delle Marche. Abbiamo svolto un ruolo di connettore nei confronti di una fondazione così importante come la Fondazione Angelini, ma soprattutto con il sistema delle micro e piccole imprese. Infatti oggi abbiamo qui le associazioni di categoria che rappresenta questo sistema di micro e piccole imprese, ricordando sempre l'importanza e la valenza di questa tipologia di organizzazione. Come dico spesso, se salta questo sistema di micro e piccole imprese, considerando che hanno un peso percentuale sul totale delle imprese molto elevato, salta il sistema e quindi vanno tutelate e valorizzate. E questo progetto va esattamente in questa direzione. I nostri interventi che abbiamo definito insieme alla Fondazione Angelini riguardano da una parte consentire di poter usufruire anche di nuovi servizi per la competitività e lo sviluppo, abbattendo dei debiti che avevano in pregresso accumulato a causa proprio della pandemia Covid, dall'altra un intervento che vada ad agevolare l'accesso al credito per poter finanziare dei progetti di sviluppo e quindi per poter rilanciarle e continuare a crescere e continuare a contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Ringraziamo il dottor Maruto davvero per quello